lo sappiamo bene. Le dosi fino ad adesso sono arrivate molto a rilento e questo è anche il motivo per cui abbiamo dovuto anche accantonare un piccolo quantitativo per essere sicuro, per esempio la settimana prossima, di poter fare la seconda dose a chi ne aveva diritto. Ci sono delle regioni che per esempio non hanno fatto un minimo accantonamento e ora si trovano nella situazione di dover fermare completamente l'attività vaccinale e aspettare la prossima settimana, il prossimo invio, per poter fare le seconde dosi. Quindi purtroppo quando c'è una carenza di vaccini l'aspetto organizzativo generale è fondamentale. Non basta, appunto, come dite voi, solo creare dei luoghi. E attenzione, creare un luogo come questo non è affatto semplice, perché la logistica di un centro vaccinale non è una logistica semplice. Bisogna prevedere i percorsi, l'attesa, il punto, diciamo, post vaccinale per l'ulteriore attesa, il deflusso senza incroci, quindi non è semplicissimo. E qui dobbiamo, appunto, sinceramente ringraziare l'esercito per l'aiuto che ci ha dato. A tempo di record, è stata impressionante la velocità con cui sono riusciti a organizzare questo punto vaccinale di popolazione così, così efficiente. Per le dosi dobbiamo ancora avere un po' di pazienza per rendere questi centri effettivamente attivi al 100%, per far sì che effettivamente quella capacità di vaccinazione che noi oggi valutiamo intorno alle 45-50.000 dosi al giorno su tutta la regione. Capite bene che fino ad ora le 50.000 dosi le riceviamo una settimana, noi le potremmo fare in un giorno. Ecco perché dobbiamo avere un po' di pazienza, siamo sicuri che nella seconda metà di aprile potremo davvero, diciamo, dare il giusto carburante a queste macchine. Ma guardi, come sempre, alla carenza dei posti letto noi abbiamo fatto, in qualche modo, siamo riusciti a far fronte allargando man mano che ce ne fosse necessità a quella che è la rete disponibile. Noi il nostro piano l'abbiamo messo in atto, in questo momento, diciamo, siamo quasi al limite, cioè dei famosi 3.000 posti a disposizione del Covid siamo molto vicini ad arrivare a quel limite. Ecco perché confidiamo anche molto nella responsabilità dei cittadini. Attenzione, noi tutto quello che si poteva fare come disponibilità di posti letto l'abbiamo fatto, perché anche lì non possiamo inventarci nulla. Un posto letto non è un letto in respiratore e quattro pareti. Un posto letto significa avere un anestesista a disposizione, significa avere degli infermieri. Esiste questo limite invalicabile che è la presenza di medici specialisti. Oltre una certa presenza non si può andare. Noi siamo riusciti ad ampliare questa rete cercando di ridurre al minimo l'attività chirurgica, però capite bene che oltre un certo limite non si può andare, perché non si può bloccare del tutto l'attività chirurgica, ci sono le urgenze che devono andare avanti e gli anestesisti servono per le urgenze chirurgiche. Quindi per il momento la situazione, diciamo, è una situazione sicuramente stressante, però è sotto controllo. Ci sono i primi segni di un certo rallentamento del contagio, però rallentamento non significa picco, non significa riduzione. Significa che abbiamo fatto bene a insistere con una zona rossa molto precoce. Dobbiamo tenere duro e mi raccomando, se durante il fine settimana di Pasqua facciamo quello che non dobbiamo fare, noi fra una settimana torneremo punto e a capo con una nuova ondata. Quindi davvero in questo momento è davvero nelle nostre mani il fatto di fermare la velocità di trasmissione di questo virus. Noi per poter raffreddare una circolazione dobbiamo istituire molto precocemente delle misure restrittive. La zona rossa, insieme con la zona rossa c'è stata la DAD nelle scuole. Se non ci fossero state queste misure, noi avremmo fatto saltare il sistema ospedaliero. E attenzione, perché nonostante quelle misure noi abbiamo avuto una forte pressione sul sistema ospedaliero. Questa terza ondata è stata almeno di un 20-30% superiore all'ondata di novembre. Questa variante inglese è velocissima, si trasmette con una velocità impressionante e in Puglia sta circolando solo ed esclusivamente questa variante. Professore, lei ha dato la responsabilità della seconda ondata a chi, parlo dei pugliesi, è andato all'estero, riportando almeno il virus in Puglia. Farà altrettanto ora, visto che all'estero si può andare? Vabbè, in questo momento all'estero credo
che siano davvero, si possano contare sulle dita di una mano le persone che siano andate all'estero in questo momento. Attenzione, io non ho dato la responsabilità. La responsabilità della seconda ondata ce l'ha soltanto un'entità, è il virus. Cioè, noi dimentichiamo che la pandemia è un evento naturale. È un evento naturale contro il quale noi possiamo mettere i sacchi di sabbia, possiamo alzare un argine, ma è un elemento naturale che poi il sacco di sabbia e l'argine lo supera, d'accordo? Quindi questo lo dobbiamo capire, non è responsabilità di nessuno, quello che possiamo fare è mitigare l'impatto di una ondata. Quello che è successo quest'estate è stato che effettivamente i pugliesi che sono andati fuori in vacanza hanno riportato in Puglia dei ceppi virali che noi siamo riusciti, diciamo, a sequenziare, il famoso ceppo spagnolo, si chiama spagnolo apposta. Io non me la sento di dare a loro la colpa, attenzione, perché comunque quel ceppo in Italia e poi in Puglia ci sarebbe arrivato, così come è arrivato nelle altre regioni. La pandemia funziona così, al massimo si ritarda di qualche settimana. E anche qui, noi ora questa terza ondata l'abbiamo avuta in un po' di ritardo rispetto alle altre regioni e purtroppo finirà in ritardo rispetto alle altre regioni, come abbiamo visto già la seconda. Lo dico, sa perché? Perché io già so fra una settimana, fra due settimane, che diranno: ecco, nelle altre regioni non c'è più virus, in Puglia ci abbiamo ancora il virus. Se avessimo visto a gennaio era il contrario, nelle altre regioni erano zona rossa, noi eravamo zona gialla. Funziona così, sono ondate che non sono sincronizzate.